Benvenuti alla seconda lezione del corso di letteratura italiana. Argomento del nostro corso è la lirica, più precisamente i primi secoli della lirica italiana. Vi ricordo che il titolo generale del corso è Dalla lirica cortese alla lirica cortigiana. Parliamo di lirica, ma l'abbiamo presa parecchio alla lontana, perché ci siamo trasferiti in Francia. E invece di parlare di lirica abbiamo cominciato parlando di poesia epica. Abbiamo chiuso la lezione precedente leggendo il passo della Chanson de Roland, o Chanson de Roland, come volete, nel quale si racconta la morte di Roland, la morte di Orlando. E avevo detto che poi avremmo commentato durante questa lezione quel passo. Ed è quello che noi ora facciamo, perché quel passo ci interessa, perché ci fornisce alcuni degli elementi essenziali di quella che è la cortesia cavalleresca. Vedremo che la cortesia cavalleresca è strettamente connessa con la cortesia amorosa. Ritorniamo dunque all'episodio della morte di Orlando. Dunque abbiamo detto che quella è una narrazione epica. A questo punto però chi credesse di ritrovare in questa narrazione gli elementi, i tratti che per noi oggi sono naturali, connaturati all'idea stessa di narratività, resterebbe non poco deluso. Direi proprio che resterebbe frastornato. Per noi l'arte del narratore consiste essenzialmente nel suscitare la curiosità del lettore, nel creare un'attesa che invogli il lettore ad andare avanti, che quasi lo costringa a proseguire nella lettura. Bene, niente di tutto ciò noi ritroviamo all'interno di questo poema. Possiamo dire che niente più lontano dell'idea nostra, moderna, di narrazione, da quella che ritroviamo all'interno di questo poema. Questo poema anticipa sistematicamente le azioni che verranno, precorre i tempi, è pieno di presagi, cioè di elementi narrativi che rimandano al futuro. Insomma, questo poema elimina alla radice l'idea stessa di sorpresa. Orlando è la retroguardia di Carlo, vengono massacrati a Roncisvalle. Bene, anche questo che è uno degli episodi centrali, se non l'episodio centrale di tutta la narrazione, ci è stato preannunciato più e più volte nel corso del libro. Tutta una serie di prodigi naturali, molto vicini a quelli che, dicono i Vangeli, si sono verificati in occasione della morte di Cristo, nel corso del libro anticipano e preannunciano la morte dell'eroe, la morte di Orlando. Insomma, questo narratore non conosce il gioco degli intrecci, degli incastri narrativi. Questo narratore rinuncia persino a rendere espliciti i nessi causali che ci sono fra un episodio e l'altro, fra un avvenimento e l'altro. Non c'è conseguenzialità fra gli eventi che qui vengono raccontati. Possiamo dire che non sappiamo nemmeno perché effettivamente e di cosa effettivamente muoia Orlando. C'è stato un colpo che l'ha ucciso, la stanchezza del combattimento. Non ci viene detto in maniera chiara. Dunque questo poema, che ignora l'arte dell'intreccio, l'arte della suspense, procede in maniera lineare, procede per via paratattica, giustapponendo un episodio all'altro.
anche le coordinate temporali tipiche di una narrazione qui risultano stravolte. Voglio dire che il tempo qui è dilatato o è accorciato a piacere, indipendentemente da ogni principio di verosimiglianza. Quando l'anonimo autore della canzone descrive azioni di battaglia, può dilatare in maniera lunghissima il tempo della descrizione, oppure può accelerare in maniera abnorme il tempo. Un esempio per tutti. Qui si parla di spostamenti di eserciti, no? Gli eserciti, per esempio, di Re Carlo vanno da Saragozza fino ad Aquisgrana, con tutto quello che poi hanno compiuto in Francia. Beh, tutto questo, stando al racconto, avviene nell'arco di 6 o 7 giorni, quindi un accorciamento del tutto inverosimile dei tempi. La realtà è che questa storia è raccontata al presente, un presente stabile, un presente fisso. Quindi gli accadimenti altro non sono che una successione di scene che si presentano all'occhio del lettore, ma sapete che questa immagine non è corretta, dovremmo dire all'orecchio dell'ascoltatore, perché veniva cantata questo poema, che comunque teniamola, che si presentano all'occhio del lettore nel momento stesso in cui avvengono. L'effetto complessivo di questo tipo di narrazione quindi è un effetto di tipo antirealistico. Oltre ai procedimenti che ho appena sommariamente ricordato, ci sono altri fattori che concorrono a determinare questo effetto antirealistico. Per esempio, la spada Durendala. Abbiamo appena visto che Orlando parla la spada Durendala. Ebbene, questa spada era stata consegnata a Carlo da un angelo del cielo, e gli era stata consegnata perché Carlo la consegnasse a sua volta a un suo nobile capitano. Ancora un altro esempio. Nell'ultima lassa abbiamo visto che l'angelo Gabriele sorregge il capo di Orlando che sta per morire, e insieme all'angelo Cherubino portano l'anima di Orlando in paradiso. Allora, qui abbiamo a che fare con una compenetrazione stretta di piano mondano e di piano soprannaturale, un fattore antirealistico. Ma c'è un'altra compenetrazione, una vicinanza talmente stretta che è quasi una compenetrazione che va nella stessa direzione, ed è quella fra l'animato e l'inanimato. Non sono normali i discorsi a una spada. La spada è un essere inanimato, è una cosa a cui Orlando si rivolge come se fosse un essere animato. Ora, se la chanson non mira a ottenere gli effetti che noi ci aspetteremmo da un racconto, da una narrazione, chiediamoci a che cosa mira effettivamente. Io direi che ciò a cui mira la chanson, attraverso i caratteri dei personaggi e anche l'inverosimiglianza mitico-epica delle loro azioni, dei loro gesti, è di mettere in evidenza la sostanziale veridicità dei valori ideologici e simbolici di cui quei personaggi e quei gesti sono portatori. Insomma, questo testo conferisce una sorta di rilevanza plastica, una percettibilità quasi fisica, corporea, al sistema di idee, di credenze e di valori sui quali si reggeva la società feudale dell'epoca. Nei secoli XI e XII tutti si riconoscevano in questo sistema di credenze e di valori. Il pubblico socialmente più elevato,
quello dei nobili, dei cavalieri, era anche in grado di cogliere le implicazioni politiche della storia che qui viene raccontata. È evidente che c'è dietro uno scontro, lo scontro fra i ceti guerreschi che qui sono impersonati da Orlando e quelli che invece sono legati alla proprietà dei feudi e quindi sono più inclini alla pace, rappresentati qui da Gano, il traditore. I ceti alti potevano riconoscere tutto ciò. I ceti popolari non erano invece semplicemente affascinati dagli aspetti avventurosi, dagli aspetti eroici, ma anche loro però potevano recepire il ruolo di ideologici, dal momento che quegli elementi ideologici erano legati a quel sentimento comune che è la fede, che allora era proprio dell'intera società. Vediamo. Orlando è un prode guerriero, è il più valoroso di tutti ed è il più caro all'imperatore. Muore perché ha perso, ma muore con onore. Soprattutto, e questo quello che conta, ha combattuto pur sapendo che sarebbe andato incontro alla sua morte. Era consapevole che avrebbe incontrato la fine, ma questa consapevolezza nemmeno per un momento lo ha fatto deflettere dal compiere fino in fondo il suo dovere. Insomma, in lui non hanno mai vacillato la fedeltà al Signore in terra, a Carlo, e la fede nel Signore dei cieli. Orlando ha combattuto per Carlo e per la cristianità. Dunque la sua è la morte di un martire. Il racconto si snoda proprio su questo doppio binario dell'eroe, del nobile guerriero, prode nobile guerriero e nello stesso tempo dell'uomo di fede, fede condotta sino al martirio. Nel brano che abbiamo letto e che voi potete seguire di nuovo consultandolo sul sito web, abbiamo visto che c'è una specie di leitmotiv, cioè un motivo ricorrente. Noi ritroviamo che si ripresentano in stretta relazione e con l'identica, in identica successione, da un lato l'eroe che si confessa, che pronuncia il suo mea culpa davanti alla morte e l'offerta di sé a Dio attraverso il guanto. Cito alcuni passi. Le proprie colpe va spesso ripetendo e a Dio per esse il suo guanto protende. Il guanto era un gesto di pace per un cavaliere medievale. Ancora, Dio, colpa mia verso le tue virtù, il guanto destro verso il Signore allunga. Ancora, le proprie colpe ripete e invoca Dio, protende ed offre il guanto destro a Dio. Però i due motivi vanno insieme, ma però c'è una certa differenza. Orlando si accusa in maniera generica, non enumera mai in realtà quali sono le sue colpe specifiche, mentre invece non è generico, anzi diventa molto preciso, persino pignolo potremmo dire, quando fa l'elenco delle conquiste che il suo braccio aveva assicurato a Carlo e alla cristianità. Insomma, quando enumera i meriti, quando enumera i meriti è dettagliato, è circostanziato. Con te gli presi allora Angio e Bretagna, con te è Durendala la spada,
Con te gli presi il Pittavo e la Magna, la Normandia, la quale terra franca, con te gli presi Provenza e Aquitania, Lombardia e tutta la Romagna, con te gli presi la Baviera e le Fiandre, la Bulgaria, la terra dei Polacchi e così via, con un lunghissimo elenco. Dunque questo santo martire è in primo luogo un guerriero, un pari di Francia, un nobile che muore da nobile. Giunto alla fine, all'ultimo momento, fa una specie di rassegna della sua vita, passa in rassegna i valori e gli affetti della sua vita. E cosa gli tornano in mente? Le conquiste, l'abbiamo appena visto, questo lungo elenco di terre che la sua spada aveva assicurato a Carlo e alla cristianità. La patria, si ricorda della dolce Francia. La famiglia, che non è la famiglia come l'intendiamo noi oggi, è la gens, è il casato. Quelli della sua stirpe, dice il testo. Il signore Carlo, il suo signore Carlo che l'ha nutrito. Ora, il poema ci dice, ci racconta che Orlando ha una fidanzata di nome Alda e questa fidanzata morirà di dolore nell'apprendere la morte di Orlando. Ebbene, nel momento supremo Orlando non ha un solo pensiero per Alda. Ricorda le conquiste, ricorda la Francia, ricorda la famiglia, ricorda il suo signore, ma non ricorda Alda. L'amore, l'eros, non possono avere spazio nella rappresentazione della morte del santo guerriero. Una donna amata non può insinuarsi tra la gens, il Signore e Dio. Una donna amata porterebbe una turbativa dei valori, complicherebbe un quadro che è efficace, didatticamente efficace, proprio perché trasmette un messaggio semplice, un messaggio chiaro. Ora, riprendiamo la finzione da cui siamo partiti. Siamo in questa sala di un castello, di un castellaccio della Francia del Nord e c'è il giullare che canta la morte di Orlando. In questa sala ci sono, abbiamo detto, dei cavalieri. Ora, questi cavalieri che ascoltano il giullare non possono identificarsi, non possono non identificarsi con Orlando. Soprattutto non possono non identificarsi col doppio vincolo di Orlando, la sua fedeltà al Signore in terra e la sua fedeltà al Signore nei cieli. E non possono non identificarsi perché è lo stesso vincolo che li lega al Signore di quel castello ed è lo stesso vincolo che impone a quei cavalieri che stanno ascoltando di aderire all'appello alla guerra santa, alla crociata, o perlomeno di aderirvi sentimentalmente. Abbiamo detto che in realtà le gesta di Orlando sono avvolte da un'aura mitica, sono sprofondate in un tempo antico, la storia vera risale a più di 3 secoli prima. Ebbene, tutto ciò, questa distanza temporale, questa aura che si crea intorno a un evento lontano di cui si è dimenticato quali fossero i contorni reali, tutto ciò alla fine finisce per conferire ulteriore valore al messaggio della canzone. Voglio dire che le idee di Fides,
cioè di fede in Dio, e le idee di fidelitas, cioè di fedeltà al proprio Signore, proprio perché ambientate in un tempo mitico, in un tempo lontano, non si presentano più come concetti storici, come concetti propri di quella particolare società, della società medievale, del periodo in cui la chanson è stata scritta e viene ascoltata, ma si presentano come dei pilastri immutabili, dei pilastri esistenti da sempre di ogni possibile società. Insomma, in questo modo, un testo come quello di cui stiamo parlando suggerisce in maniera forte, quasi impone, l'idea che la società umana, da sempre avesse avuto come fondamento il vincolo personale da una parte e il sigillo della religione da quell'altra. L'idea che la società era sempre stata così e che queste due colonne, la fides e la fidelitas, erano immutabili. Ora, i cavalieri, abbiamo detto, sicuramente condividono l'ideologia espressa dalla canzone, ma probabilmente questa ideologia era condivisa allora anche dai ceti subalterni, cioè anche i popolani che potevano ascoltare il nostro giullare raccontare questo testo davanti agli ingressi dei monasteri o agli ingressi delle chiese, condividevano questi valori, condividevano questa ideologia. Bene, abbiamo detto, non so se ricordate, che la Francia allora era divisa in due parti, una zona centro-settentrionale e una zona centro-meridionale, parti nelle quali si parlavano due lingue diverse, il provenzale o la lingua d'oc nella parte centro-meridionale, la lingua d'oil o il francese antico nella parte centro-settentrionale. E abbiamo detto che ci sono, in corrispondenza di queste due lingue, anche due distinte produzioni letterarie dominanti. L'epica, di cui abbiamo appena parlato, nella zona d'oil, e la lirica nella zona centro-meridionale. Allora, a questo punto ci trasferiamo nel sud della Francia, ci trasferiamo nelle zone di lingua provenzale e incominciamo a vedere quali fossero le caratteristiche principali della poesia lirica che lì si sviluppa. Avevamo immaginato di trovarci in una sala di un castellaccio del nord, e a questo punto allora immaginiamo di trovarci in una sala ancora di un castello, ma in un'epoca un pochino più tarda, diciamo intorno agli anni 60 del XII secolo, in un castello della Francia meridionale. Ora, questo castello lo dobbiamo immaginare un pochino più ricco e più confortevole di quello della Francia del Nord, dove si ascoltava il giullare recitare la chanson de Roland. E dobbiamo immaginare che anche il pubblico di questo castello sia più vario e soprattutto che le donne siano più numerose, numericamente più numerose, che gli uomini siano di estrazione sociale maggiormente diversificate, insomma che non siano soltanto dei cavalieri, soltanto addetti al mestiere delle armi, al servizio del Signore. Insomma, siamo sicuramente ancora in una situazione di tipo feudale. Però qui, nella Francia centro-meridionale, diciamo che il contesto è più mosso. Perché? Perché in queste regioni
Le città hanno un ruolo più importante che nel nord della Francia e quindi l'economia qui non si basa unicamente sull'agricoltura, ma conosce anche forme di commercio. Quindi in questo contesto più mosso noi abbiamo a che fare con una società più aperta e complessivamente anche più colta di quella che abbiamo immaginato ascoltare la canzone di Orlando. Non esageriamo, la maggioranza dei presenti è sempre costituita da giovani cavalieri cadetti, cioè minori, giovani cadetti che sono legati al signore di questo castello della Francia meridionale dall'identico patto di fedeltà vassellatica che legava i cadetti nel castello, al signore nel castello della Francia settentrionale. Siamo in questo castello allora e cosa troviamo? Troviamo un trovatore che sta eseguendo il suo repertorio di canzoni d'amore. Eseguendo, ricordate che la poesia era cantata allora e questo trovatore sta cantando quindi canzoni d'amore accompagnandosi con una specie di viola. Alcune di queste canzoni sono state scritte da lui, altre da altri trovatori. Credo che avrete già capito che un trovatore è un'altra cosa da un giullare. Un trovatore è una persona colta, cioè è una persona capace di scrivere testi retoricamente molto complessi e nello stesso tempo capace di comporre le musiche che li accompagnano. Un trovatore può essere di estrazione sociale anche umile, ma può appartenere anche ai livelli più alti della società. Il primo trovatore di cui possediamo i testi, di cui ci sono pervenuti alcuni testi poetici, è niente meno che Guglielmo, nono duca di Aquitania e settimo conte di Poitiers. Guglielmo IX. Guglielmo IX, nato nel 1071, è morto nel 1126. Guglielmo IX non era un personaggio secondario, tutt'altro. Guglielmo IX dominava su una estensione di feudi che era molto più grande delle terre che allora erano direttamente sottomesse al re di Francia. Guglielmo IX era feudatario del re di Francia, era il più importante feudatario del re di Francia, ma era più ricco e più potente del re di Francia. Guglielmo IX faceva il trovatore, cioè componeva poesie d'amore accompagnate dal canto. Ma noi fra poco leggeremo una di queste poesie, non di Guglielmo IX, ma di un altro trovatore, un trovatore molto importante, un grande poeta potremmo dire. Si chiama Bernard de Ventadour, questo grande poeta. È attivo nella seconda metà del XII secolo. Bernard era diventato amico di grandi signori, frequentava le corti, ma era nato da una famiglia povera. Pare che fosse il figlio di un servo del castello di Ventadour, quindi Bernard de Ventadour non perché signore di Ventadour, ma perché proveniente da Ventadour. Comunque, trovatore che fosse di origini umili, basse o che appartenesse all'alta aristocrazia, che cos'era in realtà un trovatore? Distinguiamo. Uno come Guglielmo IX era un grande nobile che si dilettava
di scrivere poesie liriche in volgare. E il volgare che lui usava era il provenzale, la lingua doc, come tutti gli altri. Ma diciamo che il trovatore tipo era un poeta e nello stesso tempo un musico che prestava servizio presso un signore o che poteva spostarsi di corte in corte, ma con una frequenza minore rispetto agli spostamenti che faceva un povero giullare della Francia del Nord. Un trovatore tipo si spostava di corte in corte perché intratteneva la buona società dell'epoca eseguendo le canzoni sue o di altri trovatori. Quello del trovatore era un canto vero e proprio, accompagnato da uno strumento. Ricordate cosa avevamo detto? Avevamo detto che il giullare che cantava la chanson de Roland in realtà non cantava, ma eseguiva una specie di cantilena, una specie di nenia monotona e anche abbastanza ripetitiva. Mentre invece il canto del trovatore è un canto monodico, cioè un canto a una sola voce, ma è un canto che si snoda lungo una melodia che può essere complessa ed è una melodia che cambia ogni volta che cambiano le partizioni metriche del testo. Una canzone, che è il genere che questi trovatori eseguono più spesso, è fatta di più stanze, di più strofe, che hanno ciascuna la stessa struttura, che variano al loro interno. Più avanti vedremo con maggiore precisione com'è costruita una canzone. La melodia secondava, si ripeteva uguale di stanza in stanza, ma assecondando i mutamenti interni delle stanze stesse. Quindi era, anche dal punto di vista musicale, era un testo complesso, era un testo raffinato, un testo che richiedeva una notevole cultura e richiedeva una notevole cultura anche la parte letteraria, perché questa è una poesia d'arte complicata che ricorre a tutte le forme della retorica. Detto questo, ritorniamo a quella sala di quel castello. Abbiamo detto che lì c'è un trovatore e c'è un trovatore che sta cantando una canzone, dicevo, di Bernard de Ventador. Ora la leggiamo fra poco. Questa canzone esemplifica molto bene quelli che sono i tratti caratteristici di ciò che viene definito l'amore cortese. L'amor cortese. Quella che noi chiamiamo la lirica cortese è il veicolo principale di una concezione e di un codice di comportamento amoroso. L'amore cortese. Allora ritorniamo alle definizioni che avevamo dato nella lezione precedente di cortese. Abbiamo detto che chiamiamo cortese questa tradizione lirica perché è scritta per le corti ed è consumata all'interno delle corti e quindi perché è rivolta ai ceti nobiliari. Adesso possiamo aggiungere una seconda importante specificazione. Questa lirica è cortese perché in essa è centrale il concetto di cortesia. Siamo da capo, direte. A questo punto dobbiamo definire che cos'è la cortesia, allora, per intenderci. Guardate che cortesia è una parola chiave, è un concetto fondamentale per l'intera ideologia nobiliare del Medioevo. E
che è quanto dire per l'intera società medievale, per la società medievale nel suo complesso. La cortesia è una specie di bussola che orienta i comportamenti delle classi elevate e all'interno delle classi elevate orienta i comportamenti tra i signori e i vassalli. In che cosa consiste? Consiste nelle buone maniere, consiste nella nobiltà d'animo, consiste soprattutto nella liberalità e nella generosità nei confronti dei sottoposti. La vera nobiltà d'animo si misura con il grado di generosità nei confronti dei sottoposti. Abbiamo detto che la società feudale è una piramide, no? E che chi sta sotto dipende da chi sta sopra lui. C'è un rapporto diretto, no? Di dipendenza. È evidente che in una società di questo tipo, in cui c'è sempre una dipendenza personale da qualcuno, la generosità, quindi l'elargizione, è assolutamente essenziale. Se non ci fosse stata la generosità del signore nei confronti del vassallo, se il signore cioè non desse donativi, non remunerasse il vassallo si sarebbe trovato a mal partito. Allora non c'erano i contratti di lavoro, né singoli né collettivi, non c'era un contratto scritto, c'era un giuramento di fedeltà, la fidelitas. Il vassallo, chi stava sotto, serviva fedelmente il signore e il signore doveva ricompensarlo. Ma questa generosità andava regolata, perché doveva essere la giusta liberalità, non doveva essere lo spreco, perché se fosse stato spreco, le strutture sociali non avrebbero potuto reggere. Ma direte, cosa c'entra la lirica d'amore con tutto ciò? C'entra, perché anche l'amore è una componente essenziale della cortesia. L'amore inteso come l'intendevano allora, cioè inteso come amore puro, fin amor, dicevano i provenzali. Amore fino, amore puro. Cioè amore che raffina e purifica l'animo e che nobilita chi lo prova. Nel mondo di Orlando, l'abbiamo visto, non c'era posto per la donna e per i sentimenti amorosi. Invece ora l'amore diventa uno dei principi regolatori della società. Cioè non abbiamo più soltanto la fides e la fidelitas. C'è un terzo principio che assume una grande importanza. L'amore. Perché? Perché sotto lo schermo amoroso in realtà si allude costantemente a che cosa? Si allude ai rapporti interni alla fidelitas. Cioè sotto lo schermo amoroso si allude alle regole del vivere sociale. L'amore cortese è un codice di comportamento, è un codice che insegna come ci si deve regolare in un rapporto d'amore e lo vedremo in concreto. Ma nello stesso tempo l'amore cortese è anche un codice che insegna come ci si deve comportare nei rapporti sociali. Non esiste un codice scritto dell'amore cortese, non c'è un codice vero e proprio. C'è una
secolare tradizione lirica che lo ha tramandato di generazione in generazione, ma con varianti da un testo all'altro, da un autore all'altro. Cioè è una condizione molto variegata. Però esistono delle situazioni di fondo che vengono generalmente rispettate e una serie di principi e di applicazioni di principi che sono insieme principi di poetica e di comportamento. Bene, con la prossima lezione vedremo sul testo, guardando da vicino quella canzone di Bernardi Ventador che il nostro trovatore sta cantando, quali sono questi principi di poetica e di comportamento. Invitandovi ancora una volta ad approfondire i discorsi con i materiali che trovate sul sito web, vi saluto e arrivederci alla prossima lezione.